questa, la campagna vaccinale durerà almeno un anno. Oggi l'Unione Europea ha dato pure delle direttive, dice cercate di fare gli ottantenni entro questa data, ora le vedremo, ma insomma come siamo messi noi in Italia e qual è la speranza reale che la campagna vaccinazione possa farci uscire da tutto ciò, in che tempi e quanto incidono i ritardi della consegna dei vaccini? Ma allora, io da quello che vedo l'Italia è partita bene, e, però quando vedo questo cartello un po' mi spavento, perché diciamo che l'ideale sarebbe di arrivare con la popolazione protetta prima dell'inverno, no? Quindi bisogna accelerare e bisogna anche trovare tutti gli strumenti possibili e immaginabili per vaccinare. Qui nell'ospedale universitario e in diversi ospedali della Florida vaccinano chiunque entri in ospedale, quindi una persona che entra perché si è rotto un piede può in quella occasione, visto che è in ospedale e sappiamo, no, che avere un giro di vaccinazioni nell'ospedale è molto efficiente dal punto di vista del tempo e anche dal punto di vista di come si maneggia il vaccino, quindi attivarsi anche usando dei percorsi paralleli per vaccinare il più alto numero di persone possibile nella più breve periodo di tempo possibile. Però viene un dubbio che